Bella a tutti ragazzi, sono io XGame, sono qui su questo nuovo video per farvi vedere tutti i bug di GTA 4. Naturalmente quello scaricato, non quello là fatto, come posso dire, quello là originale, perché quello originale diciamo che non lagga, io puoi giocare online. Poi qui non ho ancora capito come si mette il gioco online, penso che non sia possibile, neanche fattibile. Aspettate, abbassare gli audio perché poi qui l'audio ti stordisce. Levalo proprio, mamma mia. Ecco qua. Torniamo a noi. E quindi vi sto qui per farvi vedere questi bug, perché voi guardate, solo quando sterzi bugga, guardate. Vedete? Quando, come potete vedere al video, non è il mio computer che fa questi difetti, è proprio la macchina quando sterzi bugga, guardate, eccolo, guardate. Poi lasci e non bugga più. Guardate, poi ecco, guardate, ecco, non bugga, vedete come premi lo sterzo e bugga. È una cosa normale, ho provato a chiedere informazioni a YouTube, dovunque. Non è perché Fraps sto registrando, no, è proprio il gioco che lagga di questa maniera. Poi ho notato quelle stupidaggini, ad esempio l'altalena, no? La sapete, la famosa altalena che dicono che ci vai sopra e salti per aria? Quello è un bug epico, perché io adesso in tutto GTA non mi ricordo neanche dove sta l'altalena, il parco con l'altalena, però vi posso dire che è una stronzata, perché non esiste che io vada a schiantarmi contro un'altalena e vengo sballato a 600 km di altezza, eh. È una cosa stupida. E poi la stupidità dei personaggi. Adesso guardate, mi costerà un angolo. Ecco, quindi fermiamoci qui. Scendi. Poi sto fatto ogni tanto non va in palla Nico. Guardate quello, no? Adesso sta fumando la sigaretta, no? E io ci voglio passare a fianco col fucile in mano. Guardate, guarda, quello sta cercando. No, non è che corre, cammina, guardate. Ehi strozza, c'è un fucile, eh? Lo vedi? Prova a cambiare arma, magari la pistola, anzi no, un bazooka. Ehi, c'ho un bazooka, eh? Cosa? Poi glielo punti in faccia, così non fa niente. Guardate, non è che corrono forte, dicono aiuto, niente. L'intelligenza artificiale è uno schifo, mamma mia. Guardate quest'altro. Poi se lo punto di faccia, guardate, corre solo, non è che dice quello mi può sparare, fammi fermare. Guardate, poi io lo sparo, no? Guardate, ecco, è saltato, il coglione. Sto lasciando questi particolari. Poi un'altra cosa che ho notato, le macchine, la gente scende dalle auto quando sente lo scoppio, invece di correre via con l'auto scende, cioè scappa a piedi. Oh, perché ho preso sta macchina di merda non lo so, ma accostiamo, riprendiamoci la mia. E proprio ci sono dei fake bug, fake, non so come posso spiegarveli meglio. Lagga, non va bene. Poi nel gioco falso, un'altra stronzata, io ho saputo, non è che, non sono certo, ci sono solo 16 codici. Non posso mettere più di 16 trucchi. Le macchine laggano. Io mi chiederei, no, ma non è che il mio GTA. Allora ho provato a scaricare altri GTA da internet, sempre da sopra i siti di dove è autore. Poi a parte il fatto che ci vogliono 6 o 7 programmi, mi pare, per aprirli. Ci vuole Demon Tools, aspetta, no, 3 programmi. Demon Tools, uTorrent, WinRAR, sicuramente ci vuole per la crack. E poi devi scaricare delle patch. Sono rimasto pure incastrato, non uscire. Guardate che bug, madonna. Sono entrato con i piedi nel pavimento. Guardate questo, la rete è indistruttibile, che con una bazookata non si rompe. Si è bruciata la macchina, ma la rete non si è rotta. Guardate, preso fuoco l'auto, ma la rete non si è rotta, è ancora lì intatta. È un
freak stupido. Guarda, poi arrivano i poliziotti, come fai qualcosa? Sì, poi li spari e crepano come coglioni. Oh, ma non me ne tieni di inseguire, farmi inseguire da loro, eh? Vediamo un'auto. Ecco, guardate, il personaggio non si muoveva. Ma proprio salire in auto, per forza ci devi stare a fianco all'auto. Poi un'altra cazzata, una cozzaggine. Perché poi, come premo su trucchi, basta che premo su trucchi, premo armi e salute, c'ho l'armi e la salute al massimo. Poi basta che faccio. Aspetta, dov'è quel codice? Riproduzione stella, eccolo qui, ecco qua. No, sono invincibile. Capite la stupidaggine, perché dico di sì, codici, mettiamoci, ma solo le armi, non che mi fai diventare il personaggio invincibile. Guardate che buggate, Madonna. Poi sgomma, guardate, si fa le 360 gradi, non si rompe niente, non si ammacca proprio. Come lo tocchi, si. Ci sono vari fake, cosa, ma. A me non mi piace. Poi io direi, diciamo, guarda il lato divertente. Sì, il lato divertente c'è. C'è il lato divertente. Però il lato divertente non è cappottarsi con una macchina e ritrovarsi sottosopra come un coglione deficiente. È divertente perché gioco, devo dire la sincera verità, gioco anch'io a GTA 4, è bello il multiplayer. Però io questo qua falso non ha nessun senso. Non serve scaricarlo, perché il gioco online per metterlo ci vuole un tre quarti d'ora di guida. Che poi io ho provato a seguire le guide online, ma non mi mette sul gioco online, ma non mi parte, non mi funziona. Vai ad accenderlo, o c'è sempre un errore, bugga sempre. Non ce l'ho fatta. Poi tralasciando questo fatto, proprio guardate, il gioco a livello di lag è estremo. Poi ci vuole un computer della NASA, quest'altra è una stronzata sta cosa. Ci vuole, per montarlo ci vogliono 4 giga di RAM, un processore i7. Non va bene. O proviamo a giocare, no? Per esempio, voglio fare una missione. Sì. Poi la stabilità delle auto è troppo magnifica. Dico non dovete farle come GTA San Andreas, che sono talmente stabili che neanche Gesù Cristo le ferma, però dai, non potete farle instabili da morire, che per fare una sono inabili in curva, le auto inabili in curva. Guardate, no? Ad esempio faccio sta curva, no? Tengo tutto premuto e io volevo affiancarlo, no? Poi esco dal vetro. Posso capire la testata sul cruscotto. Ma no che te ne esci dal finestrino. Vabbè, poi la stupidità di Nico non ha mai fine. Non è che cambia moto per aprire l'auto, no. Sempre quello, spacca il vetro e sale. È bello il fatto che tu tiri la testata, fa vedere cose fighe. Però dai, una calmata. No, non può essere tutto un gioco ad azione, Roman. Poi sto fatto che ogni quarto d'ora ti chiama qualcuno, tu ignori e lui ti chiama. Vabbè, poi sta macchina, guardate l'instabilità di sta macchina, no? Dico date tutta la trazione sul retro, no? Però un po' avanti ce la volete dare per fare addrizzare in curva? Guarda, dai, come vi posso dire? È un gioco per bambini. Al di sotto di 4 anni però, non per i 18, come dicono davvero. Dovrei avere 18 anni per giocare a sto gioco, no? Perché dovrei avere 18 anni per giocare a un gioco di merda? È un gioco bello perché ci gioco anch'io, però vedi, ho 12 anni, ho 13 anni e ci gioco, non è che non ho 20, a 20 anni giocherete voi, da persone serie, giochereste a sto gioco. Che ci sono i migliori bug del mondo, e poi stanno sempre sti poliziotti tra i coglioni. Come, cosa ci trovi di, cosa ci trovate di divertente? Se stanno sempre i soliti quattro poliziotti che ti corrono appresso, sparano, mirano.
Che poi addirittura con una bazucata quello cade a picco. Vedete? Guardate. Con una bazucata non è che dice aspetta fammelo scansare. No, no, no. Proprio preciso lo prendi e lui cade come una merda. Ecco qua. Poi gli altri poliziotti si mettono sotto. È epico. Guardate. Bam! A posto. Ho ucciso 60. Quasi più di 150 persone. Un colpo mi basta. Guardate, guardate a quello. È saltato all'aria. Si stava girando i pollici lui invece di scendere. L'aereo, guardate l'aereo. L'aereo non lo posso sparare. I proiettili lo sfiorano, guardate. Guardate. Il motore dell'aereo. Guardate, no. È assurdo, è assurdo. Perché l'auto scoppia e l'aereo no? Un aeroplano con una bazucata dovrebbe cadere, no? Sinceramente, logicamente cade un aereo così, no? E invece quello rimane lì, sempre lì, non si muove mai. Ci puoi dire tutto quello che vuoi, spari, niente, guarda, è indistruttibile, la macchina della morte. Guardate questi, intanto loro si accumulano. Si accumulano sempre lì, allo stesso posto. Io con una granata, bastate, no? Una granata, guarda. Non scoppiano come i merdi. Ecco. Guardate, sono morti. Ma dai, non lo sapevo. Dov'è l'elicottero? Dai. Guarda, poi gli elicotteri a certe volte non si vedono, sono invisibili. Guardate quello. Bam, bam. A posto, è morto. Non spari all'elicottero e cade. Ma che fai? Ti tiri come il coglione, eh? Beh, sono morto. Comunque è uno schifo. Non è, è bello il gioco interattivo, ve lo consiglio, perché io ci gioco da quando ero piccolo. È un bel gioco. Non dico cose negative, è vero. I produttori della Rockstar Game potevano fare qualcosa di meglio. Questo è stato fatto sciattamente veloce, perché hanno fatto una bella grafica. Allora, però la grafica, dico la grafica, ma non deve occupare quasi un giga di scheda grafica e 4 GB di RAM e si piglia mezzo processore, eh. Non è logico. Beh, se il video vi è piaciuto, un commento. Se il video vi è piaciuto, mi piace alla pagina di Facebook e iscrivetevi. Bella ragazzi!